con Napoli, si parla di Veloce come il vento, un film rivelazione, e soprattutto per queste scene dove ci sono dei motori rombanti, delle corse velocissime. Vorrei sapere dal regista e dall'interprete come sono stati girati e perché, se, soprattutto secondo il regista, non si giravano più in Italia. Ah, non lo so, no, scherzo. Ma sì, l'idea era quella di fare un action movie che avesse al centro il mondo del motorsport, il mondo delle macchine da corsa, che è un mondo che è molto, se vuoi, tipico dell'Italia, no? Quindi molto riconoscibile, è una cosa che culturalmente ci appartiene, soprattutto per quelle che sono poi le diramazioni, se vogliamo, emotive di tutte queste storie, e quindi saghe familiari che nascono e muoiono intorno alla preparazione di un motore, a una gara, alle scuderie che sono appunto spesso a conduzione familiare. Quindi ho cercato in qualche modo di fare una, diciamo, non guardare più tanto a Hollywood, ma guardare alla Romagna, nel senso cercare di fare qualcosa che fosse molto nostro culturalmente, ma che avesse un impatto spettacolare per lo spettatore e sorprendente. Beh, dal punto di vista della preparazione è stato importante fare dei corsi di guida veloce sia io che Stefano, ma anche Matteo in realtà. Ci siamo divertiti a correre su delle macchine sportive che hanno 300-400 cavalli, cioè comunque sono macchine molto potenti che raggiungono delle velocità che insomma non si provano nella vita di tutti i giorni. E, è stato bello e importante per riportare una verità nel film di una pilota che è una pilota da quando è molto piccola. Quindi anche dal punto di vista dell'allenamento, ti vediamo nel film fare degli addominali, hai fatto anche quelli? Ma quelli, diciamo, quella era la parte più semplice dell'allenamento, perché io comunque sono stata molto sportiva per 11-12 anni, ho fatto ginnastica artistica, quindi la disciplina dello sport la conosco bene, quindi quella era la preparazione meno difficile. Matteo voleva anche la tartaruga con i quadratini, quella siamo riusciti a riportarla. Veniamo a Stefano Accorsi, vorrei sapere come è stato rapportarsi appunto con un attore del calibro di Stefano Accorsi. Diciamo che è stato affascinante perché lui si è veramente dedicato e donato a questo film, ha aperto tutti i freni inibitori, tutte quelle che sono le protezioni che spesso un attore ha nell'affrontare un ruolo. Ha cercato, non solo attraverso la trasformazione fisica, il dimagrimento, lo studio della camminata, ma anche e soprattutto la fragilità emotiva, cioè ha cercato di creare un Loris De Martino che fosse un personaggio vero, pur essendo un personaggio tragico, ma anche tenerissimo insieme, cioè che viene dalla tossicità ma che contemporaneamente ha un passato di campione, ma è uno che vive secondo le sue regole ma in qualche modo non si trova bene nel mondo contemporaneo, insomma un personaggio che aveva delle caratteristiche uniche e che lui ha saputo, secondo me, aiutarmi a raccontare al meglio, perché ha veramente abbassato i filtri, i freni, e ha donato tutto se stesso in un'interpretazione che veramente non li abbiamo visto fare spesso. Il fatto che lui si sia veramente aperto al 100% è stato benefico anche per me, perché lui era veramente molto, molto ben disposto nei miei, cioè era molto fraterno nel vero senso della parola, cioè a un certo punto era successo qualcosa, era nata insomma un'alchimia, un'empatia particolare che non ho sentito solo io, cioè si era creato insomma un rapporto al di là dei personaggi, anche nella vita di tutti i giorni, molto fraterno. Quindi lui mi dava consigli, mi ha aiutato, perché insomma avere come spalla Stefano Accorsi non è una cosa insomma da niente, è un grande onore e un grande privilegio per me. Siamo al Napoli Comic Con, si parla di fumetti e di serie TV, vorrei sapere se leggete fumetti o se vedete serie TV, quali sono i vostri preferiti? Ma io sia leggo fumetti che vedo serie TV, quindi sarebbe un discorso molto lungo. Adesso mi sono fatto una foto con Don Rosa, che molti non tutti conoscono, ma è un grandissimo disegnatore della Walt Disney, quindi diciamo relativamente classico, no? il successore di Karl Barks. E leggo però tanti fumetti diversi, da Zero Calcare a Gibi, insomma mi piace molto il fumetto italiano, anche il fumetto di importazione, la Bonelli ovviamente, e credo che la serialità però in questo caso soprattutto europea apprenda e apprenda molto dal mondo dei fumetti, e spero che anzi anche in Italia si comincino a fare serie televisive che hanno un po' nel mondo fantasy un immaginario di riferimento, che è qualcosa che insomma sta un po' nascendo ma ancora non ha trovato la sua forma definitiva.
Io diciamo sono sempre stata da piccolina appassionata di fumetti, mio padre faceva il fumettista, quindi lui poi disegnava supereroi, quindi io insomma sono sempre nata col culto, con la passione dei supereroi, Marvel, andavo a vedere i film, ero completamente pazza. Sono molto fan di X-Men, sono ecco, i miei preferiti in assoluti. Serie televisive, sono meno patita di serie televisive, più fumetti. Fumetti e supereroi, sempre. Vogliamo dare un titolo di una serie televisiva? Guarda, quell'ultima che ho visto che mi è piaciuta anche abbastanza è stata Sense8. Non è male. Sensitivi, cose... Io vi dico I Soprano, per stare su una cosa classica. Sì. E a fianco... Modern Family. Modern Family mi piace, ma voglio dire Le Revenant, la serie francese su quelli che ritornano. Ok.